Ci viene raccontato che dobbiamo avere obiettivi ambiziosi, superare le nostre aspettative e quindi fare qualunque cosa che ci possa portare a raggiungere quelle cose. Ma veramente vogliamo qualcosa che supera di gran lunga quello che noi ci aspettiamo? Io voglio vivere in una bella casa, una casa grande. Mi serve veramente la villa da 2000 metri quadri? O voglio vivere in un posto bellissimo sperduto nel bosco. Ma allora cosa fare? Andare a fare l'eremita? Ma magari esageriamo un pochino. Quindi, cosa serve realmente alla nostra vita per soddisfare e quindi a andare a prendere un obiettivo, quindi una ricerca di qualcosa e portarla realmente nel nostro mondo e nella nostra vita quotidiana? Sì, ci vuole l'obiettivo e quindi il primo passo è comprendere un obiettivo. Il secondo passo è l'aspettativa di quell'obiettivo, perché ogni aspettativa ti porta a fare delle azioni. Ma logicamente se pensiamo di andare sulla Luna non avrà senso e quindi quell'aspettativa non ti farà compiere nessuna azione. Quindi dobbiamo avere un'aspettativa un po' più alta di quello che possiamo fare, ma non esageriamo. E quindi infine il tuo obiettivo deve superare il nostro standard quotidiano di vita. Pensaci, cosa ti serve realmente per il tuo obiettivo?